La Vastese fa suo il derby con il Pineto. Ai biancorossi bastano le reti di Pietro Paoli e Alonzi per agguantare 3 punti e scavalcare proprio i teramani in classifica. Ma andiamo per ordine nei locali. Mister D'Addario schiera il consueto 4-3-3, assente Di Filippo per squalifica. In difesa tornano dal primo Allegra e Altobelli. Per il resto stessa formazione che ha pareggiato per 0-0 nel turno infrasettimanale con la San Benedettese. Gli ospiti di Amaulo scendono in campo con un 3-5-2. Pepe non al meglio va in panchina, così come l'ex di giornata Di Giacomo. I teramani non giocano una partita ufficiale dallo scorso 13 marzo e hanno 2 gare da recuperare. Dopo i primi 10 minuti di studio, la Vastese alza la pressione. All'11esimo conclusione velenosa di Scafetta che viene deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner, Pietro Paoli di testa porta in vantaggio i locali. Questo lo stacco al rallenti. La risposta degli ospiti è affidata a una conclusione da fuori di Pezzotti al 25esimo. Di Rienzo controlla senza patemi d'animo. Al 33esimo scontro testa a testa tra 2 giocatori del Pineto. Paoli è costretto ad uscire per infortunio. Al suo posto entra Pepe al centro della difesa. Al 44esimo discesa sulla destra di Minincleri e palla al centro. Stacca Minella che non riesce a dare forza. Tutto facile per l'estremo biancorosso che blocca in sicurezza. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo alla ripresa. Il Pineto alza la pressione al 6esimo, conclusione di controbalzo di Minincleri con palla che va di poco al lato. Nella fase centrale del secondo tempo il Pineto ci prova, ma lo fa in maniera confusa e senza mai essere davvero pericoloso. La Vastese al 27esimo raddoppia con il neoentrato Alonzi che pesca una giocata sontuosa. Il numero 20 semina un paio di avversari e poi la piazza a giro. La reazione degli ospiti arriva al 34esimo con De Biase, bravissimo Di Rienzo a dirgli di no. Gli aragonesi, cinici e concreti, tornano alla vittoria in casa e salgono a quota 41. I teramani restano fermi a quota 39 dopo una gara poco brillante. Franco Bollami, una vittoria convincente quest'oggi contro il Pineto. Bella vittoria, bella partita, i ragazzi lo sanno che ho sempre detto di dare il massimo e hanno dimostrato che questa squadra ha un valore e fino alla fine bisogna dare tutto quello che hanno e dopo alla fine facciamo i conti. Parliamo un po' di futuro, cosa succederà a fine anno? Il futuro è che noi abbiamo deciso di lasciare, perciò adesso non c'è nessuno che rileva a questa società, però la nostra intenzione abbiamo deciso di lasciare, io e il co-presidente, perciò c'è un futuro e non felice, perché siamo stanchi, non c'è stato nessun ringraziamento in questa società. Purtroppo dopo 7 anni ci mettiamo da parte e vediamo un po' un futuro. Non lo so quale futuro ci sta, perché ci va a fare un'iscrizione, ci va a fare un'istituzione e noi sicuramente non lo faremo, perciò dipende da chi verrà e se c'è qualcuno e noi siamo pronti a ospitare tutti quanti che dipende da questa città, vediamo se c'è qualcuno. Mister Amaulo, all'Aragona arriva una sconfitta, cosa vi è mancato quest'oggi? Ma la finalizzazione dell'azione, perché il gioco l'abbiamo fatto per 90 minuti, abbiamo provato sempre a giocare e siamo stati puniti su due situazioni, diciamo, di gioco, una palla inattiva e una ripartenza da parte della Vastese, quindi la Vastese ha ottimizzato tutto il 100% di quello che ha creato. Noi abbiamo sfiorato un paio di volte il gol sia con Minella nel primo tempo che con Minichè nel secondo, poi abbiamo calciato, non abbiamo centrato la porta, la pressione l'abbiamo tenuta per 90 minuti anche con buoni trami di gioco. Peccato, faccio fatica a accettare il risultato di 2-0 dopo una prestazione simile, quindi dico sempre che i risultati sono figli della prestazione. Oggi magari è andata male, però se continuiamo a fare questo tipo di prestazione sicuramente possiamo fare qualcosa di positivo. 2 parole su Paoli, che è stato costretto a lasciare il campo, ha riportato un bel trauma. Sì, adesso mi dicono che purtroppo è un infortunio molto serio, quindi delle fratture al viso, quindi probabilmente lo perderemo per tanto tempo, quindi perdiamo un altro giocatore importante per noi in un momento importante del campionato dove magari l'organico non è molto ampio come all'inizio e sicuramente dobbiamo tirare la forza tutti quanti per dare qualcosa in più e anche per Lorenzo finire questo campionato nel modo migliore.